Siamo contro chi programmaticamente si è messo contro. Il demonio è certamente il primo che si è messo programmaticamente contro per una battaglia che è disperata perché è già perduta, ma in cui, come cercherò di dimostrare, ampi spazi di lavoro, non per ridurre il potere di Dio, che non si può ridurre, ma per scardinare la vita di fede dal cuore e dalla intelligenza di coloro che credono. Credo che qui è questo l'aspetto più grave, una cristianità che non ha coscienza di essere portatrice nel mondo di una visione oggettiva, nuova, sana della vita, dei rapporti degli uomini fra loro, e che quindi affronta poi, non riesce ad affrontare criticamente questi attacchi e in fondo si rassegna a vivere di qualche esperienza momentanea di fede e poi di vivere una cultura che è molto più diabolica di quella che non sembri. Non la maggior parte, obiettivamente, per fortuna, non è posseduta, eccetera, ma è posseduta nella testa. Ecco perché io mi sono sforzato in questi anni di dimostrare che la questione dell'esorcismo, che ha una sua assoluta specificità e quindi per la quale occorre una conoscenza adeguata e anche una certa prudenza, però è la punta di un iceberg di una realtà molto più vasta di carattere culturale e la Chiesa è chiamata ad affrontare questi problemi innanzitutto dal punto di vista culturale e antropologico, per poi arrivare laddove è necessario ad esercitare quel potere sul male di cui il Signore l'ha dotata. Io penso che questo sia stato un filone che ha trovato in questi anni una certa rispondenza, non soltanto in quelli che frequentano il corso, ma direi anche in un contesto ecclesiale più vasto. Noi abbiamo una funzione specifica, loro hanno una funzione specifica, ma all'interno di un cammino di cultura e di carità, che è la grande responsabilità della Chiesa sempre.